Eccoci qua ragazzi, è il momento di fare un po' di barboneggio. Ho appena mangiato un po' di un tozzo di pane con formaggio e pomodori miei, dell'orto mio. E queste sono le pere sempre dell'orto mio. Qui abbiamo dei cani incazzati. E qui abbiamo un detto molto saggio. E qui abbiamo me, il barbone. Sempre con le stesse scarpe, stesso piru, stesso tutto. Mamma mia, il nostro certo. Ecco, io e il piccione che beviamo la fontanella del Malano, vi salutiamo. Ragazzi, c'è un perché ho inquadrato quell'insegna Sicilia all'inizio del video, perché in pratica, se tutto va bene, se non ci si mette in mezzo qualche arconte sublunare, se tutto va bene, insomma, da Milano adesso dovremmo andare a Sicilia, o in Sicilia, come dite voi? Scrivetemelo nei commenti. Ecco Pecora, un simpatico film da vedere quest'estate. Eccoci qua. Uscito da Sicilia. Questo è la Calabria. E questo è, diciamo, un porta pecora. Beh ragazzi, andiamo in Sicilia. Tua ragazza? E in pratica ci troviamo in un posto che ci hanno chiesto di tipo 5 euro per a testa per entrare. Vai. In questa roba qua, parco dello zingaro, cioè, zingaro? Sì, zingaro. E niente, poi in pratica non puoi portarti l'ombrellone, dicono, infatti abbiamo dovuto lasciare l'ombrellone, poi io sono ustionato. E niente, facciamo andare avanti così. Vediamo cosa ci... Si chiama Cala Capretta, no? Giusto? No? Cala Capreria, ragazzi. Diciamo strunza. Qui vediamo i disperati che tornano. Niente ombrelloni. E poi c'era anche il gel igienizzante. Lì all'entrata del parco. Incredibile. 5 euro a persona. Sti ladri. Mi si dice che dico troppo spesso ragazzi, ragazzi ci troviamo, ragazzi, questa montagna e questa è Cala Capretta, Cala Capreria, qui sono gli scheletti, dove è tutta la costa, capito, tutto scoglio, ovunque ci sono questi piccoli gioiellini così con sassolini, le pecore si fanno quei chilometri per venire, capito come? Quindi nessuno può portare l'ombrellone. E questo qua fa parte di è una delle tante cale che ci sono in questa penisola. Avete sentito appena un uccello che volava velocissimo, non so se sentire. E poi c'è quella cosa dell'uccello, stamattina è morto quell'uccello, purtroppo la vita è dura in natura, quell'uccellino non ce l'ha fatta. E niente, questo fa parte di un parco naturale che il rettile ovviamente ogni volta che... Però questo è stato il primo parco naturale che il rettile crea proprio per non far entrare le pecore. Per il momento se lo fa a pagamento, quindi già c'è una selezione. Poi non ci sarà proprio accesso qua, perché solo il rettile dovrà godersi questi posti. Io così gli ho detto le sue cose, no? Che facevo? Io che prendevo appunti, cioè Pierangelo Custode, è importante confessarsi. Oh mamma, io non confesso, dai, mamma, guarda. Oh mamma, devo andare a confessare, prendo la lista. Un foglio così a quattro pieno davanti e dietro, vado al sacerdote, un'ora di confessione. È importante l'Eucaristia, l'Eucaristia è corpo di Cristo. Amen. È un corpo di Cristo! Hai capito? Io vengo dal paese di Ligabue, ma io non ho capito che a Ligabue c'è le transcendere, i bodyguard, l'ambulanza, la fila, paghi 100 euro per vederlo da lontano. E poi in tutte le chiese di tutto il mondo c'è il creatore di Ligabue, del cielo e della terra, e non ci sono le file, i bodyguard, l'ambulanza e le transcendere, non c'è la fila. Ma perché? Però poi voglio una risposta. Perché?
Perché? E poi gratis? Che te lo mangi! Non solo l'autografo, te lo mangi, Dio, tu ti mangi, Dio. Le grazie che tu chiedi, te le mangi. Hai capito? Con l'Eucaristia tu ti mangi le grazie che chiedi, tu ti mangi il paradiso, tu ti mangi Dio. Non ci ho mai pensato. Mica grazie. E poi vado, oh, se toccassi, dica pure. No, se toccassi un lembo di suo mantello sarò guarito. Perché l'uomo fa grandi le cose piccole e fa piccole le cose grandi. Completamente tutto disordinato. E Padre Pio mi stava riprendendo queste cose, mi stava ricordando. Uè, uè. La preghiera, non è dire preghiera. Papà, 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 c'è la mamma col tumore. Quante Ave Maria devo accreditare così tu mi sganci il servizio? Passa dal rapporto da cliente a credente. Quel giorno dico, dai, diciamo cosa c'è scritto sul santino del mio battesimo. Apro, guardo. 16 settembre 84, qua eravamo nel 2014. I genitori ringraziano per il dono di Abramo. Aperte le virgolette, citazione di versetti della Bibbia. Sapete cosa c'era scritto? Sei tu che mi hai creato e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Tu mi hai fatto come un prodigio, le tue opere sono stupende, per questo ti lodo. Chiuse le virgolette, punto. E poco più sotto, Maria, ti affidiamo, dai. E di lì a poco andavano giù buoni. Io posso proprio dire carta carta, tantissimo, perché è ancora canzone. Quindi sulla carta ho visto la fedeltà di Dio, di Maria. Alleluia. Grazie. Tu pensa a questo, a centrare questo obiettivo. E dopo non ti devi più preoccupare di quel bisogno, di quel bisogno, perché dopo è scaduto, perché c'è il 2024, cioè Dio è eterno, non è moderno, è eterno, quindi vale ancora tuttora. E solo che cosa ho detto, appunto, io non avevo mai capito come mai, ma che bello, perché non vi sposate? E lui, oh, vacci piano, ma non era mica uguale sposarsi o convivere, perché ci devo andare piano? Ha letto con me, ci viene veloce, ma sposarvi devo andare piano, capito? Vado veloce o vado piano, capito? Non casca l'asino, fine del discorso. Quindi non è uguale. Un po' se lo prendeva, un po' no. Il corpo mio me lo prendeva, ma darmi tutta la vita, oh, facci piano. Capito qual è il problema? Fine della catechesi sui rapporti di premio demoniaco. C'ha ragione Dio, però. Non capisco, obbedisco. Perché Dio è morto per me. Allora, prima muori per me e poi me lo viene a dire che mi ami da morire. Lui è morto per me e l'unico che se lo può permettere. Ah, yes, abbiamo Deborah qua. Deborah Gezzani? Ecco, come un prodigio tu. Ci trovo proprio qui da noi. Allora ragazzi, voi non avete idea cosa è successo. Praticamente Dio mi ha... Ma chi è quella lì? Mi ha scappato di casa. Fammi vedere. No, non si può vedere, lasciate. E allora in pratica ragazzi, io non so cosa è successo. No, mi piace. Praticamente c'erano i cristiani ragazzi che facevano scancella tutto così. E questa qua cantava, questa rettile qua che è stata da Fazio, non si sa che cazzo. Il suo disco è venduto in tutto il mondo, no? E dice che Dio ha bellissimo. Facendo così, cioè, Dio farà crollare i potenti e vinceranno gli umili. Capito? Queste sono le stronzate che gli dicono ai pecori, e le pecore a cantare tutte così con le mani in alto. E io ho fatto tipo le corna, non si le parlo davanti a me, tipo festival rock, no? Cioè, è abbastanza creepy, no? Che cazzo succede? Il video non è stato registrato. E questo qui presente mi dice che, lo vedi Arconte sublunare di merda, mi dice, Dio è intervenuto, non ti ha fatto punito. Registrare. Dio mi ha punito. Non è mai successo che ti scappasse, che si cancellasse un video. Mai, mai. Adesso però stavo parlando del regno dei mille anni di Dio, che guarda invece questa con cosa devo, con la quale devo, come dicevo, con la quale devo avere a che fare, questo è il livello ragazzi. E però ecco, ci sarà questo mille anni, però lei dice no, non saranno mille anni, potrebbero essere 981 anni eccetera eccetera. Ecco, con questa qua anche pochi minuti e non ha bevuto, cioè proprio così di suo. E quindi c'è questa cosa. E io allora mi chiedevo, che cazzo è? Mille anni, 900 anni? Quindi il paradiso prima del paradiso non è molto chiaro. Però adesso ragazzi sono molto curioso di andare a mettere su Google il nome suo, Deborah, senza H, però, senza H. E vediamo un po' cosa esce fuori, magari è stata invitata in TV, eccetera, eccetera.
correggi? No, non correggi. Vedremo, ragazzi. Adesso vediamo cosa ho scoperto. Via! Questa, ragazzi, si chiama Cala Rossa. Praticamente un mini golfo, diciamo così, di mezza roccia. Qui c'è tutta una scalinata per scenderci, fatta bene, ammazza. Qui da un mini golfo. E sotto qua c'è la spiaggia, adesso è un po' a vedere. E poi là c'è un altro golfetto che si chiama Cala Bianca. E più in là c'è Castellammare del Golfo, tipo. Se non sbaglio. Abbiamo delle pecore che galleggiano. Le pecore, tra poco andranno al lavoro. Qui ci abbiamo un'altra pecorella che si tuffano. E poi questa è la spiaggia. Praticamente la spiaggia consiste in queste due roccine qua, piccoline. Insomma, ci sarà da battagliare la mattina per trovare un buon posto. Ma non è pericoloso con questi sassi qua? Sto registrando. E quindi dicevamo che ormai abbiamo una certa età e non si può più, forse non hai capito, quello che ho fatto prima è stato cancellato, quindi mi sto iniziando adesso, quello che ho detto non posso ridirlo, adesso dirò altre cazze, perché sto già, tutto questo verrà, quindi da adesso poi, abbi pazienza. In pratica, salve ragazzi! Ragazzi, meno male che in questi giorni avevamo le avventure del nostro capo d'Italia, che ci mandavano avanti, perché era veramente dura, ragazzi. Lo schiavo, ragazzi, pensa che la vacanza lo ristorerà, ma se tu vedi le facce dei schiavi in vacanza, sono facce tese, stanche, stressate, però mascherate da quella I'm having so much fun, tradotto per i troglos, e sto divertendo moltissimo. E questa è la cosa, cioè, finché, e poi cosa succede? Lo schiavo, ho sentito uno schiavo lì alla spiaggia che si lamentava, siamo stati male sia io che mia moglie, siamo andati a mangiare fuori, ma questo è il prezzo da pagare quando mangi da qualcuno che non te conosce. Uso dove metti in testa. Oppure lo metti in conto che starai male e basta, non te lamenti, non caghi il cazzo. Cioè, a me non te lamentare. Ho chiuso su tavola. Sì, amore, però abbiamo mangiato fuori. Cioè, anche la gastronomia non è buona. Non potevamo usare il fornello perché era uno stress, il caldo, le zanzare, eccetera. E quindi, cioè, uno pensa di risparmiare quella cazzo di campeggio, ma alla fine troppo stress, e secondo me il campeggio non funziona più, il caldo del rettile è insopportabile, zanzare rendono, una cosa buona qua, siccome eravamo in collina, le zanzare almeno avevano un orario, cazzo, tipo la mattina non te cagavano, cazzo, però dal pomeriggio alla sera, insomma, devi stare attento, quindi questo è, cioè, questo qua si lamentava, no? E poi subito dopo lo vedevo un altro, non so se era lui o un altro, che si mangiava tipo un cazzo di gelato, no? Di quelli così ice, no? Sono succhiavo così. E io dicevo, minchia, ma io sono stupido che mangio la frutta qua. Mi sono portato la frutta. Cioè, questi hanno totalmente sostituito la frutta col dolce e poi magari si meravigliano che stanno male. Vabbè, ragazzi, non parliamo di cose pesanti. Parliamo piuttosto, diciamo, di cosa possiamo parlare. San Vito, siamo andati a San Vito, ragazzi. Ah no, a San Vito abbiamo registrato qualcosa, no? Esattamente. Possiamo metterlo qui. Ecco, qui è dove siamo stati a San Vito. Vai, ora! Eccoci qua ritornati, ragazzi. Ma io faccio un taglio, lo metto così.
E San Vito, non abbiamo parlato di San Vito di passo. E ecco, vorrei appuntare anche questa cosa qua, che per me è stata molto intensa. Io, diciamo, siccome sono un uomo di quelli di vecchio stampo, che mi prendo in giro, diciamo, siccome, diciamo, sto cercando anche adesso di usare le parole giuste, perché in pratica la donna in Sicilia, ragazzi, non esiste. Uno pensa, sto al sud e magari la donna è un po' più, magari uno si aspetta che la donna sia un po' più, capite? No, la donna qui è stramoderna. Hai capito? Hai capito? E addirittura, senza vergogna, ragazzi, sono stato attaccato da questa zoccola a caso, che mi dice: ma come osi trattare così la tua donna? Caso, lei si deve prendere tutti i dolcetti che vuole qua dentro e tu non devi dire niente a caso. E io volevo dire: ma questi dolci sono pieni di merda, dovreste vergognarvi che vendete questa roba, pezzi di merda. Ma ovviamente poi glielo ho detto. E lei è tutta carica, ha detto: ma come ti fai tra... Come ti ho detto, tipo così, ma come, ma di questi tempi, no? Io ne prenderei di due, ha detto, almeno. Esattamente. Uno. Insomma, da brividi. Questo. Poi ci sono state cose che sono successe durante il viaggio che magari potrei, magari, perché sono state intense a livello proprio filosofico, diciamo, che magari svilupperemo in un'altra sede, via. Ma diciamo che un deve sempre when, where, why, come, le 4 W, no? When, where, allora, ragazzi, parliamo anche del where, parliamo del where, cioè del dove. Il dove siamo stati, l'idea nostra era di girare la Sicilia, solo che abbiamo visto che non era fattibile e ci siamo fermati tutto il tempo a Scupello. Famosissimo della tonnara, che non c'è poi a nave, che o è chiusa o devi pagare, chissà che cosa, o fa calo della Madonna durante il giorno, quindi non c'è poi stare. Cazzo fai? Questa Scupaiolo, però almeno il campeggio è un po' un luogo, vagamente, per i miei gusti è accettabile, solo che è un po' scomodino, diciamo, di salire e scendere, però per il resto, buono. C'era addirittura acqua di sorgente, quindi chi cazzo si aspetta? Acqua di sorgente che abbiamo scoperto che ci ha avvelenato. Però ripeto, secondo me abbiamo avvelenato il cibo che abbiamo mangiato e non l'acqua. Okay. E quindi diciamo che niente, poi ci siamo spostati qui in un altro paesello. E se tutto va bene, ragazzi, questa sera potremmo andare nella famosissima. Forse c'è stato un sino, non proprio accennato, ma io lo prendo così. Piana degli Albanesi, ragazzi, dove si parla Arbresh. Arbresh, che non è albanese, ma molto simile. E boh, sarei curioso di vedere. E niente, cioè, vieni in Sicilia, non vai dagli albanesi, no? E che è? Siamo così nazionalisti. E niente, quindi questi ultimi 2 giorni vedremo forse qualche ripresa in più, perché gli altri giorni siamo stati in campeggio. Basta, è diventato abbastanza noioso, 7 minuti di via, stoppiamo qua. Ragazzi, vi mancava l'obelisco tricolore, eh? Qui dice mai, mai più dittature. E infatti non le abbiamo più. La dittatura adesso è più raffinata, non c'è bisogno del filo spinato. Oddio. Brought to you by Ampi. Circolo Portella della Ginestra. Piana degli Albanesi, cosa che stiamo per andare a fare adesso. Vediamo se ci riusciamo. Eccoci qua, ci troviamo a Piana degli Albanesi, anche le scritte sono in albanese, anche centro in albanese Cendra.
Municipio Bashkia. Posto a posto. Istituto Color. Vediamo se riusciamo, non so, a capire di più. Andiamo un po' al centro al volo. E niente ragazzi, questa è una bandiera albanese. Mentre questi ragazzi qua parlavano sembrava che mischiavano un po' di albanese, cioè un po' di albanese che non è proprio albanese, con il siciliano, me l'ha sembrato. Però se si vedono da quello non due testo un po' ovunque. Un po' scomodo perché è tutto in salita, nonostante il nome indichi piana, di piano qui non c'è niente. Allora questa acqua benedetta ragazzi, secondo gli alberetti, e speriamo che ci faccia bene. Niente, alla fine siamo riusciti a parlare con gli alberetti. Ovviamente per me è un po' difficile perché l'alberetti è un po' diverso dall'albanese, ma bene o male ci siamo capiti. Va bene, dai. Ora torniamo al nostro paesino. Preghiamo che questa messa affinché possiamo avere una comprensione più completa della Santa Eucaristia. Fratelli e sorelle, perché gravemente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso. Vedete le chiese ragazzi, sono gli edifici più costosi che ci sono proprio, vedi marmo, vedi un lusso che nemmeno le banche si possono permettere, un lusso del genere, no?
pure tutte le chiese hanno questo lusso, questa... mentre il popolo vive in questa robaccia qua. Siamo in un paesino sperduto della Sicilia, Campo Reale se si chiama. Fortuna anche qui c'è la nostra Maria che ci protegge. C'era un prete che nessuno riusciva a capire cosa diceva, però non possono dire niente i camporealesi, perché il prete vuole il mix, ovviamente. Quello predicava, loro non capivano che cazzo diceva. Io non sono riuscito a beccare momenti dove veramente ripeteva le cose due volte, perché proprio non ce la faceva a leggere. Poi usava questa intonazione un po' così da teatro, no? Un po' ridicola, mamma mia. Però ecco, pensare al lusso che è la chiesa, ragazzi, proprio ragazzi, il lusso, ragazzi. Perché cioè, è in assoluto l'edificio più curato, più ricco che si ha, no? Ed è dedicato alla religione, che a questo punto mi viene in mente Marx che diceva è l'oppio dei popoli. Cioè, io l'aggiusterei un po', direi, è il ciucciotto dei bambini che vogliono, hanno paura della morte, hanno paura del buio, ecco qua che c'è mammina non se n'è andata, è sempre qui che ti protegge, e pensa a te, che... E mentre intanto c'era gente che in chiesa veniva tipo così, quello è un dettaglio. Ragazzi, non ci posso credere, questa gente stava andando in chiesa vestita in quel modo. Incredibile. Ma lo sai che è colpa della melone che sta così? Che siamo a Palermo, ragazzi, la pecora dice ai turisti di andare a casa. Quello che non decidi tu, coglione, fai il merda. L'unica cosa bella di questa città schifosa, veramente qualcosa di indescrivibile, Palermo. Questo è l'orto botanico, questo è un ficus tra i più grossi che ho mai visto. Vediamo cos'altro troviamo qua. Ragazzi, sapete quanto ha voluto il rettile per visitare questo bel parco? Che effettivamente è bello, c'è di tutto, c'è 7 euro a testa di mica, a testa. Attenzione. Se uno pensa, ragazzi, che tutto questo sta proprio un'isola verde in mezzo a una città veramente la più schifosa forse che ho visto in vita mia, veramente qualcosa di... C'è il contrasto ancora più impressionante. E ti fa pensare sta cosa, no? Cioè, se queste piante possono nascere nella stessa terra dove c'era miseria, schifo, tutto. Ma ci sono piante di tutti i tipi, tutte nominate qua, con la targhetta. Tantissimi tipi, no? Si vede che qua è proprio un clima particolare che riescono a crescere piante veramente esotiche, palme veramente mai viste prima. Vediamo qua dentro adesso. What about this dirty bitch? Huh? And what about this dirty bitch here? Huh? La mitica Brunfelsia. Calicina, eh? Mica cazzo. Look at this tiny little bitch. Eh? Look at that. Devo farvi vedere lo sfogato dietro. E poi questo è l'uomo, purtroppo, che anche lui fa la sua cagata ed è questa roba qua. Potrei evitarlo.
Quindi ragazzi, tutte queste che stanno in questa specie di serra qua sono piante, diciamo così, più adatte ad un clima un po' più caldo. Infatti quella di prima c'era scritto Brasil, quest'altra America tropicale. Eccetera, eccetera. Sicilia. Pinca amorettino. Amorettino. Ragazzi, questa qua la faccio per gli amici di... come si chiamano? Gli amici di... i marziani, ragazzi. Big bambù! Allora ragazzi, la varietà che Dio ha creato è veramente impressionante. Qui intanto piove. Qui sono datteri molto strani, eh? Datteri in faccia, si direbbe a Roma. E ho scelto, anche se non si dovrebbe, prendere questo pino molto particolare. Sapete come si chiama questo pino, ragazzi? Questo si chiama, proprio il nome, diciamo, proprio scientifico, eh? Il nome scientifico di questo, di questa corteccia di pino, si chiama proprio pino dei palazzi, ok? Poi ho optato anche per questo, per quest'altro alberello qua, che in pratica questo qua, essendo molto simile alle treccine. Ecco, questo qua invece si chiama, intanto mi hanno fregato, pino dei palazzi, e questo qua è, diciamo che si chiama, come si dice, come lo chiamiamo questo? Lo chiamiamo Apis, ragazzi, giamaicano, the dreads, il giamaicano di Apis, no, assolutamente questo. E qui abbiamo un piede di pecora. Allora ragazzi, ragazzi, purtroppo dobbiamo aggiungere anche questo ficus ai nostri souvenirs, perché è qualcosa di impressionante, ragazzi, guarda, tutta questa è una pianta, guarda. Mettiamo anche per il confronto la pecora, ecco la pecora, e tutto questo è una pianta, guarda, guarda la roba, impressionante, mai visto così grosso il ficus, eh? Evviva la ficus! Ovviamente ragazzi, non, la telecamera non dà l'idea, ma questo sembra tipo dal film Alien proprio. Sembra tipo un tentacolo che sta uscendo dalla terra, quella roba. È una pianta questa. A quanto pare, vediamo il nome ragazzi, il nome tecnico di questa pianta, il nome scientifico, vero? Si chiama Do Not Enter Here, ok? Si chiama proprio così. E è di origine australiana. Ce l'abbiamo anche già lì bambù, verdi come preferite. Big bambù, il big bambù è sempre dietro l'angolo, ragazzi, attenzione, che come dice Bisantis, questo è un mondo veramente crudele. Ah, sì, sì. O forse li preferite grigi, ragazzi, come li volete. Questa pianta invece, ragazzi, si chiama Quark Express, che è un programma di paginazione che aveva questo fiore. Quindi per me questa pianta si chiama Quark Express. Hai capito? Molto di vista. Io sono qua in Italia. Si fa quello che dico io. Questo si chiama Quark Express. Programma di impaginazione. E queste sono le menti, ragazzi, dei rettili che riescono a fare questo con la natura, a sezionarla, a capire come funziona tutto, a fare questo, a fare tutta questa robetta qua, a spezzettare tutto, a fare questa robetta qua, guarda, 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 che bravo, guarda, ragazzi, te lo conserva, lì ci sono tronchi, ragazzi, che sono del 1900, proprio letteralmente, cioè 1900, eh? Scritto l'anno qua, 1900 c'è scritto là. Purtroppo ho il image stabilizer molto povero, quindi come dicevamo
i reti, ragazzi, fanno tutto questo, loro hanno bisogno di smontare sia il corpo umano sia la natura in questa malata tentativo di intanto c'è una musica qua che potremmo beccarci, okay? Musica di merda tra l'altro, e nel tentativo di, non so, di controllare tutto, no? Con la loro capretta qua ovviamente, e questi sono questi mongoloidi. E il bello è che anche la pecora si mette lì a entrare nei dettagli della vita, no? Invece di gustarla e basta, come una bestia, senza star lì a ah certo, buona idea, ma via, basta. Invece no, siete anche voi come i rettili, vi preoccupate del colesterolo. Ma ce l'ho la questa, ma c'è l'insulina, ma c'è il diabete, c'è questa malattia, c'è questa minchia. Ma state zitto, non rompe i coglioni. Non fa come sti rettili che hanno smontato la natura e sanno ogni cazzo, che serve un cazzo. Goditi la cazzo di pianta così e basta. Goditi il tuo corpo che funziona perfettamente. E basta, senza fare troppe tippe mentali su che dieta, su che minchia. Lo dice il corpo che devi mangiare. Il problema è che se c'è un corpo che non c'è una cava. Ecco qua, zio Rettile, ragazzi, le loro stelle da sta minchia. Con le loro segni, le mani, c'è di tutti i tipi, ce ne abbiamo qua. E loro ti svoltano, ti fanno tutte, cioè ti spellano la bestia qua, te la mettono qua, te la espongono come ha fatto quest'altro rettilazzo qua con nasino, un po' così, le faccine delicate, via. E poi abbiamo questa roba qua, solo il rettile può fare una roba del genere, un orrore del genere, ragazzi. Questo si chiama ciuffetto, si chiama questo, cioè io lo chiamerei... chiamerei questo, invece il rettile ci mette tutto un nome, una precisione, una cosa, il nome, il cognome, capito, c'è tutto, cioè, capito? Mica lo puoi chiamare tipo, no? No, cazzo, no, si chiama ciuffetto, sgarza ciuffetto, hai capito? Del 1799, ok, porta bene gli anni. Poverina, che fine ha fatto? Ecco. Ha cambiato tutto adesso, c'è un po' di pioggia io! Un poco di pioggia! Volete il panino alla pizza? Ai caduti del teatro che noi facciamo, perché siete pecore! Traghetto, a quanto pare da Palermo a... questa è la camera, pensate, abbiamo preso quella camera. Perché dopo la cazzata di essere venuti in macchina da Milano a Sicilia abbiamo deciso di farlo il traghetto perché si spera meno pericoloso, però sai come corretti, magari il rettile dovrebbe inventarsi e, cioè, in questo traghetto c'è qualche pecora infettata, cazzi, dai, magari da vendere culo, però speriamo di no, quindi tanto vediamo gli schiavi. Ancora l'umidità e il caldaccio. Quindi questo viaggio da Palermo a Genova ci metterà tipo 21 ore. Tanto tempo. Speriamo bene. Hai capito? Per questo abbiamo evitato di prendere un posto così, passaggio normale. Abbiamo preso la camera perché ci sarà proprio un inferno. Cioè stare 21 ore e dormire la notte con altre NPC intorno non è proprio il massimo. Quindi questo è.
lasciamo la Sicilia e torniamo sulla terraferma. Non capisce che, a parte che è paranoico, cioè, beh, non capisce che io sono andato in vacanza, sono in giro per, a caccia di del profeta di Dio. Comunque adesso dice che parlerà con la famiglia, il bambino piccolo qual è, e gli dirà scusa se mamma e guarda, mi prendono tutti in giro mamma, e mamma gli dice è vero a mamma, sei un bel soggetto sei, e ma no perché dici ciò mamma, io sono un profeta di Dio, io parlo in lingue con Dio, ci parlo tuttora. Ok mamma, non ti preoccupare, vieni qua, la mamma che ti stringe forte mammina, e mamma cos'è, hai fatto un altro gas? Hai lasciato un altro gas? Mamma, è scappato dalla scoreggina, cosa vuoi che sia? Mamma, io il profeta di Dio, mamma, non è giusto, mamma.